sono un anarchico, per esattezza un anarchico malatestiano. Ecco, appena lo dici, la gente pensa che tu voglia semplicemente andare in giro a sfasciare vetrine, che con le ruote poi diventa a metà strada tra situazionismo e grottesca beffa. Invece l'anarchia è l'esaltazione, la sopravvalutazione da parte di una società ottimista dell'uomo etico, perché si basa sul principio a me più caro, il principio di responsabilità. È il sogno utopistico, ma per me neanche tanto poi, di una società in cui il singolo si comporta bene non perché sennò viene punito, ma perché sente su di sé la responsabilità del bene suo e della comunità. Nasce nell'Ottocento, in un periodo storico in cui l'uomo crede in se stesso, nella propria capacità di migliorarsi, di ubbidire a un'etica superiore alla sua stessa vita. È il pensiero di una comunità di intellettuali che si sente giovane, non fisicamente, ma intellettualmente, culturalmente, che si sente pronta ad un percorso duro, implacabile, ma di miglioramento. Alla fine di questo miglioramento del singolo, di tutti i singoli che formano la collettività, c'è il miraggio anarchico, la responsabilità personale come unica guida, l'esatto opposto di ciò che viviamo oggi. Sacrificio, responsabilità, svalutazione dell'idea della propria vita in sé, per sé. Chi oramai ritiene che esistano valori superiori alla sua stessa vita? Nessuno. Non ha vinto l'anarchia quella sfida ottocentesca. L'ha vinta lo Stato padre e padrone nella doppia e solo apparentemente opposta declinazione di Stato comunista e Stato capital liberista. Non l'ha vinta nemmeno la Chiesa, anzi l'ha proprio perduta e anche male. Non la vincerò certo io nell'inseguire la mia utopia di un'orchestra indipendente, modello vivente e risuonante e mangiante di società ideale, che abbia una casa aperta a chiunque voglia provare a vedere un pezzo di cielo, a chiunque, pur non conoscendone nemmeno l'esistenza, senta l'esigenza di trascendere dalla sua crudele immanenza, sempre più crudele, sempre più bassa, meschina, triste, grigia, invece di guardarsi riflesso in un rettangolo nero di plastica. E presuntuoso sarei, se volessi illudermi di vincerla questa sfida. Non la vinco, ma non mollo. Ci provo, sono un rompiscatole. Morirò provandoci, così almeno qualcuno non avrà voglia di farmi santino, ma si ricorderà delle spine di Ezio Bosso, che non accettava la crudele immanenza e infatti chiedeva, mendicava con cattiveria, con umiltà, con pazienza, con rabbia, ma chiedeva, mendicava. A quanti abbiamo chiesto, Se lo ricorderanno poi quante volte mi hanno chiuso la porta in faccia, o si ricorderanno solo il selfone da postare sui social? Non gliene frega niente a nessuno, ecco. Ma a me frega. E tu non so come fai a sopportarmi, sai? È che sei rompicoglioni, anarchica e testarda anche te, ma meno di me, io di più. Ecco perché tu di meno. Perché tu guardi dietro e dici: abbiamo fatto progressi, abbiamo ottenuto questo e quello. Per me dietro non esiste. Esiste solo che la cosa che voglio, ma non per me, per la musica, ancora non c'è. E poi la musica è politica in sé, quindi non ho bisogno di prendere una sponda politica per essere impegnato. Se faccio Strauss sono impegnato. Se faccio Strauss per tutti sono impegnato. Invece se lo faccio per pochi o male, sono impegnato lo stesso, ma sul fronte opposto. Anche se ho in tasca la tessera del partito giusto e rilascio interviste col cuore in mano. Non me lo faranno mai fare. Hanno paura. Mi sorridono perché così mi depotenziano.
mentre io ci credo nella rivoluzione coi sorrisi. E poi mi passa anche la voglia di dirlo, che sembro sempre un buonista del cazzo. È una cosa buona, non sono buono io. Ma che te lo dico a fa che già ci sai! Anche questa frase della rivoluzione coi sorrisi mi toccherà smetterla di dirla. Smetto? Grande applauso a Elio e al maestro Enrico Melozzi. Abbiamo aperto questa puntata di Propaganda Live con la lettura di un messaggio lasciato su WhatsApp. Pensi, infatti ci sono dei passaggi dove si evince un dialogo. Qua diciamo. Dice registrazione su cellulare da passeggiata. Perfetto.